questa giornata abbiamo parlato più volte del tema di fare sistema, fare rete e di quanto sia difficile nel nostro territorio per motivi sociologici nel nostro popolo, che è vero che siamo in tante regioni, ma l'ultima volta che siamo stati molto uniti era al tempo dei Romani. Dopodiché, dal Medioevo in poi, direi ancora ad oggi, siamo un po' frastagliati. La legge sulle regioni fa sì che ci sia un federalismo, io sinceramente dico, di cui non c'era bisogno, perché questo però è il mio parere, e non vorrei fare un discorso politico, ma un discorso proprio operativo. Il turismo frammentato in 21 regioni è un disastro. Non si possono avere 21 professioni turistiche diverse, 21 strategie diverse. La Francia si propone al mondo come Francia. Chiaramente poi c'ha i suoi dipartimenti, c'ha le sue specificità. Noi invece andiamo ognuno per conto suo. Questo è un delitto perché l'economia che si va a creare diventa una diseconomia. Però in questo momento posso solamente chiedere aiuto a tutti voi che siete qui, passa parola, diciamo al governo che bisogna cambiare il sistema. Allora, quindi, detto questo, che è una cosa problematica, noi di Artes ci sentiamo incoraggiati a pubblicizzare tutte gli accadimenti che invece vanno nel senso di reti che si creano e che creano valore nel territorio o lungo un territorio. Ecco, Gianluca Mureddu, che fra un attimo intervisterò a vostro beneficio, gli farò raccontare chi è, che fa nella vita, come mai si è messo a costruire la rete, per arrivare alla fine, dopo un percorso impegnativo, ha creato i CCN Sardi. Che cos'è un CCN? Si chiama Centro Commerciale Naturale. Se voi andate in un mall, in inglese si chiamano mall, adesso ognuno ha dei nomi, che ne so, il Carrefour, ci sono questi grandi supermercati dove dentro compri tutto, compri il viaggio, compri scarpe. Centro Commerciale, ecco, mi mancava la parola. Il Centro Commerciale è un grande edificio pieno di negozi, ma i nostri centro città sono pieni di negozi storici, di artigiani, di ristoranti, di alberghi e direi in varie parti d'Italia si sta diffondendo questa filosofia di creare un consorzio, una rete tra questi in modo che si muovono come una unica entità. Ok? Mi fermo qui. Questo è il CCN e nel caso di Gianluca è arrivato dire, con un percorso collettivo, di cui sentiremo adesso un po' la storia, è arrivato che si sono creati diversi CCN per le varie province della Sardegna, fino ad avere addirittura un CCN regionale, che penso sia il primo CCN regionale d'Italia, penso, adesso questo non sono sicuro. Allora, Gianluca, adesso io ti faccio vedere meglio, che in questo momento sei nascosto. Allora, vediamo se riesco. Ecco qua. Allora, adesso tu sei in prima, perfetto, adesso sei in prima visione. Allora, Gianluca, ci siamo un po' concordati un po' di domande. La prima domanda è semplice. Chi sei Gianluca? Che fai nella vita prima del CCN? Intanto buongiorno a tutti e buongiorno a te Maurizio e ti ringrazio per avermi invitato così, per raccontare un po' quello che abbiamo fatto e che spero che possa essere utile. Siamo a disposizione di tutti, insomma, per essere dei motivatori di sviluppo di sistemi di impresa. Detto questo, io vengo dal mondo dell'artigianato artistico e dunque per noi l'identità del territorio è fondamentale perché lo mettiamo come valore in tutte le creazioni che noi facciamo. E questo valore ci ha portato tanti anni fa, nel 2007, a creare un'associazione di artigiani a Cagliari proprio per proporre tutta una serie di
azioni per la promozione dell'artigianato artistico, e da qui abbiamo incominciato a creare degli eventi a Cagliari. Devo anche dire che nella mia crescita personale non posso non citare i miei 10 anni in Emilia-Romagna, dove ho fatto vari eventi, sia per quello che riguarda eventi classici come quelli per la musica, per il cibo, ma anche con il consorzio degli albergatori. Dunque, questo poi mi è stato molto utile poi qui a Cagliari. Detto questo, cioè come nasce il centro commerciale naturale di Cagliari? Allora, in uno degli eventi che noi abbiamo fatto in pieno centro storico, sono stato fermato da un commerciante visionario, e guardando quello che noi facevamo, il giorno c'era la sfilata delle maschere del carnevale tipico della Sardegna, che passava nelle vie del centro, e mi aveva chiesto se potevo far passare le maschere su altre vie commerciali, e lì non ho visto niente di strano, e ci siamo prestati con molta felicità a ravvivare altre vie. È da qui che lui mi chiede un incontro per poi mettere in piedi questo centro commerciale naturale. È da qui, dal primo nostro incontro, abbiamo portato dentro... Stavi dicendo che siete entrati e poi si è bloccato. Ok, siamo entrati su che punto, scusami Maurizio, su che tema? Stavi raccontando che è nato il CCN, la prima formula, e poi diciamo... Ah, ok, scusami, perfetto. E dunque poi abbiamo incontrato altri imprenditori che hanno fatto parte del centro commerciale naturale. Da qui abbiamo esaminato... che cosa? Che il valore del centro commerciale naturale è quello di creare azioni utili per rivitalizzare il centro storico, rivitalizzando prima di tutto le imprese per poi creare una ricchezza commerciale. Dunque, queste azioni che noi abbiamo fatto a Cagliari, insomma, ci ha permesso di conoscere altri centri commerciali naturali. E nella prima riunione che noi abbiamo fatto a Sant'Antioco, dove c'è un bellissimo centro commerciale naturale molto attivo, abbiamo fatto il primo incontro, e lì ci siamo accorti che tutti avevamo le stesse problematiche, cioè i 30 CCN che si sono visti a Sant'Antioco, abbiamo notato che tutti avevamo le stesse problematiche, e abbiamo soprattutto scoperto lì che condividendo le nostre intelligenze in proposte di azioni innovative utili ai singoli territori, erano anche utili a tutto il sistema. Cioè, dunque, mancava proprio la necessità di confrontarsi, ma soprattutto di creare una filiera di centri commerciali naturali. E come tu insegni, una filiera turistica, piccola o grande che sia, ma è sempre una filiera, inizio e fine. È da qui che nasce la voglia di creare il centro commerciale regionale. È da qui, però, prima di fare questo passaggio, abbiamo lavorato 2 anni perché questo accadesse, proprio perché era giusto, prima di creare una struttura simile, di creare tutta una serie di azioni di consapevolezza del proprio territorio, e dunque tu acquisisci quello che manca nel tuo territorio dentro un sistema condiviso, e dunque unisci i valori per crearne uno unitario, e lì poi lavori per il benessere di tutto il sistema. E da qui nasce la voglia del centro commerciale regionale. No, la domanda è, temporalmente, quando hai cominciato l'avventura che ti sei buttato sul centro commerciale con quel signore
che dicevi prima. Allora, abbiamo subito incominciato nel 2007. Dal 2007 abbiamo subito visto proprio sulla necessità di creare questo valore del centro commerciale naturale a Cagliari, perché c'erano spazi vuoti, c'erano troppi centri commerciali artificiali che schiacciavano il centro storico, che ha bisogno di altri valori per poi essere vivo, anche perché poi è la storia di ogni città, e dunque non può morire un centro storico, perché sennò muore la città, cioè muore uno dei valori primari di una città. Questo secondo me, ma penso anche secondo altri. Ecco, quindi vuol dire che se tu hai cominciato nel 2007, sì, e oggi siamo nel 2022, per fare queste cose non succedono in due settimane, ma bisogna curare un orto, anzi più che un orto, perché l'orto comunque matura presto, mettere delle piante, e ci vogliono anni e anni che queste piante crescano. A tutti i giorni bisogna andare lì, se seguo la metafora, a mettere l'acqua, a coltivare. Cioè, è un terreno sociale da coltivare. Ecco, vuoi dirci le difficoltà? Due domande. La prima è le difficoltà che hai trovato e invece i punti di forza, una volta che i CCN si sono creati, come, qual è il punto di forza che tutti hanno apprezzato? Perché c'era un prima dove ognuno era per conto suo. Ipotizzo che mettessi insieme, qualcuno era contento, qualcuno no, qualcuno brontolava. Ecco, ma se ci racconti, secondo me è utile, perché bisogna versare sangue e lacrime per fare queste cose. Quindi lo dico anche qui al pubblico, non so, cioè chi vuole mettere in rete altri, oltre a se stesso, deve essere disposto a soffrire, un po' masochista. Però il bene che ne viene fuori, che ci racconterai, alla fine, che tu avevi visto prima, diventa più grande della sofferenza che c'è stata. Allora, sentiamo un po' la sofferenza, le difficoltà, e poi invece il premium, cioè il successo, cosa ha portato. Allora, grazie Fabrizio, perché insomma penso che anche tu nel tuo lavoro debba dare sangue, perché se crei il sistema devi dare sangue, ma è, come posso dire, è un sangue che dai volentieri, cioè prima di tutto tu questo lo devi fare perché ami il tuo territorio, se no stiamo perdendo tempo. Secondo punto, devi amare le persone, cioè il fatto che il rapporto relazionale, cioè quando io ti do un'emozione, è anche una mia emozione, perché il piacere è questo, è lo scambio delle emozioni. Se in ogni progetto, in ogni strategia, in ogni visione, in ogni frase noi abbiamo questo concetto primario, allora tu superi tutto. Se no stiamo facendo un'altra cosa e dunque non possiamo fare quello di cui noi stiamo parlando. Questo lo dico perché poi intorno a questa forza che tu hai dentro, poi chiaramente apro così una piccola parentesi simpatica, se c'era stata mia moglie ci avrebbe rovinato tutti, perché lei, insomma, chi è sposato, chi è fidanzato, chi ha figli, il tempo e poi è sempre quello. E le passioni, se sono vere, sono reali, da qualche parte il tempo viene sottratto. E qui, per mia fortuna, mi permetto di dire che la mia famiglia è fondamentale, perché mi ha dato l'opportunità di togliere un po' del tempo a loro per metterlo in queste azioni. Cioè, se tu ami la tua terra, le tue passioni, hai voglia di crescere insieme con gli altri, condividendo questi valori, questi sono i sacrifici che uno fa, e non per un anno, ma per 10 anni. Però, come hai detto tu prima, le superi perché ami fare questo. Dunque, un primo valore è volersi bene proprio per uno scambio emozionale. Questa cosa qui è quello che tu devi comunicare a tutti gli altri. Noi le
le prime riunioni che noi abbiamo fatto, dove abbiamo pensato ad una strategia turistica enogastronomica, perché l'Italia insomma insegna cucina a tutto il mondo, questo noi lo possiamo dire senza nulla togliere a nessuno, abbiamo un grande valore culinario, e dunque sono azioni che anche la Sardegna ha, che dunque noi abbiamo subito messo nei tour esperienziali, che tu insegni molto bene, i vostri corsi sono perfetti per imparare proprio come si gestisce un'esperienza, e dunque abbiamo subito visto che c'erano dei limiti, proprio perché c'era diffidenza, come hai detto tu prima, ma questo chi è, ma cosa vuole, e uno ma vieni ad insegnare qui, ma io sono più bravo, quell'altro dice ma io sono già preparato, non ho bisogno. Allora, per farla semplice, noi abbiamo lavorato i primi 4 anni, cioè abbiamo condiviso tutto quello che si poteva condividere, il CCN di Cagliari soprattutto, gratuitamente. Cioè consulenze che tu paghi, azioni che tu paghi, le abbiamo messe su un tavolo, cioè dove tutti potevano farne uso come più utile era al loro territorio. E questo dunque dai sangue ancora. Da qui molti CCN si sono subito messi a disposizione, come ti ho appena raccontato, cito, cioè mi permetto, quello di Sant'Antioco, cioè quello di Calasetta, Villasor e tanti altri, piano piano, lavorando in questo modo, condividendo gratuitamente, solo per il piacere. Ma adesso non so la vostra estrazione, intanto che si sblocca, ma questa è una storia molto interessante per chi si occupa di questi processi, che sono difficili, ma sono possibili. Ecco, scusa, eccoti qua Gianluca, vai pure. No, chiudevo sul fatto che poi queste condivisioni, cioè condividere fa bene, perché condividere aiuta allo stesso stimolo di un'altra condivisione, dunque crei quella filiera che poi è utile al benessere di tutti quanti. Ecco, su questo benessere, allora intanto faccio anche io una considerazione, che lavorare con una gratuità, che va bene, qualche volta può essere volontariato, ma anche se fosse pagata, la gratuità è l'intenzione con cui tu fai una cosa. E io la farei anche gratis, perché ci tengo, sono appassionato, è il nostro futuro, ne vedo un'utilità collettiva. Da solo, cioè insieme, possiamo fare quello che da soli non possiamo. Questa è la chiave. Ecco, allora, quali sono stati i successi concreti? Perché poi, se rimane una teoria, la gente si lamenta e ti abbandona. Se invece ci sono dei successi, allora la cosa, diciamo, avanti. Sentiamo un po' i successi che avete, che vuoi raccontarci, non so, alcuni episodi, alcune cose. Questa gratuità si porta dietro che automaticamente tu fai una scrematura, perché ti vengono dietro quelli che condividono il tuo stesso atteggiamento, quelli che vorrebbero monetizzare immediatamente e non si rendono conto che il processo è lungo, quelli li perdi, ma è un bene perderli, perché quelli sono quelli che il progetto lo avevano affossato. Quindi tu, esatto, vai avanti con persone come te e la cosa, se ha le gambe, porta il risultato. Quale risultato avete, diciamo, puoi raccontare? Qual è il risultato che in primis ha soddisfatto e ha fatto sì che fosse un successo? Allora, una piccola precisazione. Allora, per abbattere i muri delle persone, la parola che io cito gratuitamente è il porsi in modo dove tu lo fai, punto. Nel senso che tu metti a disposizione le tue
esperienze, le condividi con tutti gli altri, anche gli altri fanno la stessa cosa e crei una condivisione di intelligenze dove poi vai a sviluppare la filiera. Questo c'è, cioè, chiaramente c'è, cioè, il fatto che sia gratis cioè non è privo di valore, ok? Perché poi il passaggio successivo è dove tu devi creare business e dunque tutta una serie di azioni dove crei ricchezza e lì, insomma, le cose cambiano. Ma detto questo, le azioni che noi abbiamo subito visto con successo stava proprio nel, adesso ne cito una, noi abbiamo collegato gli info point, cioè chi viene a Cagliari ha tutte le informazioni di Alghero prima di arrivarci, dunque tu decidi già, insomma, a quello che vuoi fare, ma non solo, ma suggerisci anche quello che quel CCN propone, cioè questa filiera di infopoint turistici mette a disposizione da subito, pur stando a Cagliari, quello che tu puoi vivere ad Alghero. Ma questo va anche oltre un magazine che noi abbiamo fatto, che è il magazine dei CCN, cioè dove ci sono tutti i territori che insieme si propongono. Ed è una piccola filiera turistica. Cioè hai tantissime offerte. In più decidiamo strategie collettive per destagionalizzare l'offerta turistica. Perché essendo una piccola filiera, come tu ben sai, decidi delle strategie proprio che prendono tutti gli altri territori. E dunque anche dei percorsi a costellazione. Ecco, allora Gianluca, purtroppo la connessione è veramente molto instabile. Ti faccio una penultima domanda. Mi parlavi l'altro giorno, io ti raccontavo che a Padova ho incrociato una specie di CCN. Chi conosce il Veneto, ci sono questi palazzi della ragione, io conosco quello di Padova, sotto ci sono, i palazzi sono del 1400-1500, sono medievali, sotto ci sono tutte le botteghe storiche, ma ce ne sono 50-60, dei posti dove nel Medioevo si faceva mercato. Questi si sono consorziati un po' nella logica che diceva adesso Gianluca. Quando te ne ho parlato, tu hai lanciato un'idea che era bellissima, vorrei che tu la facessi, perché praticamente hai trovato il modo per uscire dalla Sardegna come? Beh, allora, il modo che io ti ho subito, così mi sono subito proposto, era proprio di questo modo di lavorare che ho appena raccontato. Noi lo possiamo fare anche con Padova, con Bologna, con Catania, no? Dunque la mia proposta era proprio di, allora, creare dei gemellaggi diversi tra le città, cioè come Cagliari viene ospitata a Padova, dove propone un viaggio gastronomico, culturale, artigianale, turistico della città, per promuovere all'interno, dunque crei una fusion tra i piatti di Padova e quelli cagliaritani, dunque crei anche un viaggio del gusto, questo poi lo puoi fare anche con il design, la moda, dunque ci metti i laboratori dell'artigianato, eccetera, eccetera, eccetera. E poi automaticamente io porto poi dei premi in dotazione in questo grande evento che metto a disposizione della città di Padova, che sono dei weekend che metti, cioè, come premio per poi venire a Cagliari. Dunque faccio una promozione turistica esperienziale, perché stiamo parlando di esperienze preparate, come tu sai meglio di tutti quanti. E questo, poi apro un info point a Padova per dare informazioni sulla mia città. Questa cosa qui poi la faccio a Cagliari, dove Padova avrà gli stessi valori che ha avuto Cagliari stando qui.
quindi, su quella città. Se, non so, caro pubblico, se avete capito il meccanismo, da Cagliari vado a Padova e conosco Padova, ma porto anche la cultura di Cagliari e porto anche 50 persone, perché tu hai in mente di portare tutti i produttori, per cui i padovani saranno contenti perché gli alberghi hanno 50 persone. Viceversa, poi lui ospiterà i padovani che andranno a Cagliari con 50 persone e faranno la promozione in Sardegna del Veneto. Quindi questa reciprocità gemma valore, gemma reputazione, e stiamo sempre in questa economia della collaborazione. Ecco, io una cosa ho detto ieri e oggi più volte, Gianluca, è per questo che sei qua che parliamo. Il futuro è della collaborazione. I leader del futuro sono quelli che, come te, però appunto mettendoci lacrime e sangue, sono disposti a metterci del proprio e di più per mettere insieme le situazioni. Ecco, quando uno comincia e butta il coraggio contro l'ostacolo, poi, questo lo diceva Goethe, figurati, c'è un bellissimo pensiero di Goethe, poi troverà nel suo cammino tanta altra gente con cui condividere un pezzo o l'intero cammino. Assolutamente. Non solo, finisco, perché poi noi in questo scambio, no, come possiamo portare un piccolo gioco emozionale, cioè portiamo a Padova, facciamo un piccolo test per far diventare gli amici padovani allievi ambasciatori della Sardegna, dunque tutto un test sull'isola, sul gusto, eccetera, eccetera, che li premia come? Li premia essendo ospiti a Cagliari di un viaggio gastronomico, e questo poi lo facciamo anche con gli amici di Cagliari che diventeranno allievi ambasciatori padovani. Questo è un po' così, scusami se... Sì, sì, no, ma l'avevo in qualche modo accennato. Ok, grazie Fabrizio. Allora, grazie, Fabrizio. Vista la difficoltà di comunicazione, ecco, quali sono i prossimi passi? Questa è l'ultima domanda che ti faccio. Allora, qual è il futuro che sognate come organizzazione, che un po' alla volta è diventato importante in Sardegna? Qual è il futuro dei CCN che collaborano? Allora, uno dei nostri piccoli sogni è proprio aprire la stagione turistica in Sardegna a marzo, creando proprio un viaggio culturale e gastronomico all'interno di tutti i territori, come se fosse un viaggio unico e tu poi scegli dove andare. Questo è quello che noi abbiamo. Bellissimo. Come obiettivo. Allora chiedo al pubblico se ha delle domande, intanto però farei un applauso, perché cioè, incontrare queste persone che non saranno famose come Tom Cruise, ma che concretamente però cambiano l'Italia. Ecco, Gianluca è uno che sta aiutando l'Italia, cominciando dalla Sardegna, a cambiare. Avete visto che ha già messo in moto meccanismi di collaborazione interregionali che vengono. E quindi io ammiro Gianluca, con cui stiamo collaborando su vari fronti. Volevo chiedere se qualcuno aveva qualche domanda. Siamo in un'ora, diciamo, post pranzale, per cui qualche... Ecco, però deve essere gentile, ti tocca venire fino a qui. Allora, c'è un tuo collega sardo, di cui non ricordo il nome, che ti farà una domanda. Allora, aspetta, prendi qua il microfono, che non ci arrivo. Non è detto che lui ti senta, per cui fai la domanda e io casomai gliela rifaccio. Ciao. Devi scherzare. Mi conoscete? No. Salve, Gianluca, sono Pinto. Comune Santa Teresa di Gallura. Comune Santa Teresa di Gallura, Fabrizio. Allora, lì circa 15 anni fa è stato fondato un CCN che poi non è andato avanti. È stato fatto un CCN sotto forma di consorzio in questo posto, ma non è andato avanti. La domanda è? La domanda è, purtroppo ancora i CCN hanno un piccolo neo, che è quello nella Costituzione, che vincola la Costituzione a minimo 10 attività. Allora, parte il discorso all'interno di comuni importanti, quelli costieri, che ci possono essere anche la coesione, trovandola,
tra le persone, tra le attività, i problemi grossi ce li abbiamo al centro della Sardegna, dove i comuni si stanno spopolando e i piccoli borghi e le piccole attrattive che potrebbero dare un po' un cardine stanno scomparendo. Forse questo è importante per loro, visto che i CCN all'interno del comparto della Regione Sardegna ricevono dei finanziamenti. Lì bisogna battere su pochettino. Ecco, quindi la domanda è: che ne pensi? Avete una soluzione? È un problema che state affrontando? Mi sembra che sei riuscito a sentire, giusto? No, no, certo che ce l'ho. Ce l'ho perché. Perché noi abbiamo fatto, noi abbiamo territori simili a quelli che ha detto il mio caro contemporaneo, che è quello di Villasor, che sono paesi piccoli agricoli. Beh, loro fanno parte, sono uno dei ruoli importanti all'interno del consorzio regionale, perché abbiamo strutturato proprio analizzando le specifiche dei valori che ci sono in quel territorio, che ogni valore ha, soprattutto l'entroterra, è uno dei DNA dell'isola, ok? Abbiamo organizzato tutta una serie di azioni portando i primi turisti, cioè si può fare. Si può fare. Ok, allora diciamo la risposta, che al momento che direte di vita lunga, e si può fare. Per fare la domanda devi venire fino a qui, perché sennò non ti sentiamo. Ecco. Aspetta, mi ripeti il tuo nome, che magari... Pino Frau, Sardegna Experience Promotion. Lui fa molta attività esperienziale. Sì. Gianluca, intanto complimenti per questa forma di aggregazione e di valorizzazione dell'identità sarda, perché noi dobbiamo essere sempre ambasciatori di queste conoscenze, affinché ci conoscono e ci apprezzino e ci valorizzino. Ecco, nel mio piccolo io da tempo fuori cortile faccio, partecipo a dei piccoli eventi di nuovo anche di volontariato, portando dei modelli, può essere di cultura, che potrebbe essere la maschera sarda, la Sardegna, mi è capitato, oppure di un cibo d'eccellenza, potrebbe essere un vino autoctono o di un prodotto locale, non può essere la Bottarga, no? Dove attorno a questo modello io parlo del mio territorio, capito? Parlo del mio territorio, della Sardegna. Questo perché? Perché hai un incoming più deciso a stimolare il visitatore a venire a provare con queste bontà, ma soprattutto per scoprire il territorio della Sardegna. La mia domanda è questa. La domanda è come un semplice promotore come sono io, in che modo si può collaborare con la vostra organizzazione? Anche perché giustamente le esperienze di tutti noi sono sempre utili, magari in confronto e in rafforzamento possono dare qualcosa che ci può. Questa è la mia domanda, perché ho già una piccola esperienza anche fatta fuori, ne vorrei fare delle altre e ne ho anche delle altre proposizioni. In che modo, come possiamo collaborare? Grazie e complimenti per tutto. Il nostro collega Frau è un professionista e lavora nel campo del turismo esperienziale e si domanda: ma come fa un soggetto come me a collaborare con i CCN? Ok, io vabbè, quello che posso dire è che i CCN dove noi facciamo azioni condivise, non solo, cioè aspettano a braccia aperte persone, cioè come Frau, proprio per aumentare il valore e creare insieme nuove sinergie, nuove azioni utili a tutti quanti. Questo è quello che posso rispondere. Dunque, se Frau vuole, può anche se lui digita CCN in Sardegna, insomma,
appaiono vari CCN, ma può contattare anche quello nostro se poi ha piacere. Noi sicuramente abbiamo piacere e dunque poi relazionarci su quello che può essere proprio il partecipare insieme a delle azioni utili a tutti quanti, insomma. Ottimo. Allora, se non ci sono altre domande, tanto mi sembra che hai guadagnato una collaborazione in tempo reale, quindi poi vi sentirete. Ecco, se non ci sono altre cose, io farei l'ultimo applauso a Gianluca. Le 1.000 persone che ho di fronte a me stanno facendo una domanda scrosciante. Io vi ringrazio per la vostra partecipazione. Questo intervento era molto particolare e dedicato a chi ha a cuore, diciamo, la creazione di sistemi collaborativi nel territorio. Per cui, visto che qualcuno prendeva appunti, sì, diciamo, non è un concetto, non è una, richiede una certa maturità. Però vedete, lui non è un destination manager, lui ha messo insieme le botteghe, diciamo, negozi, alberghi, ristoranti. Quindi, però è riuscito a capire, aveva fatto anche dei corsi con noi, per questo ci siamo conosciuti, ma a parte i nostri corsi, che sono un piccolo aspetto, questa energia, questa resilienza, ecco, servono persone, e poi anche essersi attorniato di amici che hanno aiutato, perché condividevano, allora l'impossibile diventa possibile. Gianluca, grazie. Grazie a tutti, un saluto a tutti. Mi dispiace per la linea che saltava spesso. Chiedo scusa. Grazie Comunque abbiamo capito il messaggio, grazie ancora. Ciao a Luigi, voi, buon ciao proseguimento. Gianluca, Ciao Maurizio. ciao Gianluca, ciao ciao. Ciao. Abbiamo capito il messaggio, grazie ancora, ciao Grazie Luigi, a voi, buon ciao Gianluca. proseguimento.